Buongiorno a tutti, questo è il mio primissimo vlog qua in Cuba e sto andando in centro adesso perché devo comprare un po' di cose che poi vi far vedere quando arrivo a casa. Comunque la giornata è molto bella, guardate un po', è bellissima, c'è un sole stupendo e ci sono 25 gradi e quindi dopo andiamo in centro a vedere un po'. Scuola, come potete vedere ho cominciato veramente male e qui mi sono fatta 3 anni. Finito di fare le compere, guardate, non so se riuscite a vedere, sono stanchissima, sono già le 11 e adesso arrivo a casa e vi faccio vedere un po' cosa ho comprato, ci vediamo dopo. Ok, sono già arrivata a casa, questo è quello che ho comprato, qui ho trovato 3 avocado, come potete vedere, questo qui è un detersivo solido per i piatti, questo è un, come si chiamano? Una lampadina che ho trovato piccola, queste qui sono sempre del detersivo in polvere, carta igienica che qui la vendono così, questo qui è latte in polvere che qua proprio serve tantissimo, questo qui è al sapore di arancia, che è tipo un'aranciata diciamo, questo qui è la carne di manso, che qui si chiama così, picadillo de res, triturata, macinata, e questo dei cracker tipo tubs. Tutto questo è quello che ho comprato. Orario di pranzo e mia mamma ha voluto la malanga, della quale ho il video nel canale così vedete cos'è, e io ho fatto questo riso ieri con un po' di pollo e mangerò questo con un cetriolo. Questa è la guava, come potete vedere l'ho già tagliata, piccolina, e dentro è così, piena di semi piccolini, un po' come il fico, è veramente dolce e molto buona. Mi hanno regalato questa frutta che si chiama guanabana e adesso l'apriamo e vi faccio vedere com'è dentro. Dentro è così bianca, questi semi, e poi in ogni pezzo di seme c'è la polpa da mangiare. Guardate un po' quante pizze ho fatto questa sera, le ho fatte in piccole teglie perché il mio forno è elettrico ed è molto piccolo. Allora, questa come potete vedere mi manca già un pezzo perché l'ho assaggiata, questa qui l'ho fatta con i würste, anche questa, formaggio, formaggio, formaggio. Volevo farla una col prosciutto, però oggi non ho trovato il prosciutto. Sono già uscita stamattina presto a comprare il pane nella panetteria, che qui ancora non può essere. Poi sono andata in clinica, che qua è statale. Non ve l'ho fatta vedere perché fa pena. E quello che sono andata a fare non ho risolto bene niente. E adesso sto andando in ospedale per vedere se posso risolvere ancora qualcosa, poi vediamo. Qua è tutto così, è tutto, deve risolvere quello che puoi. Per la strada dietro a casa mia com'è conciata, guardate nelle condizioni che è, qui l'asfalto ormai è andato, ci sono buche dappertutto, non ci sono neanche i marciapiedi. Queste sono le condizioni del mio quartiere diciamo. Adesso vedo se posso andare in centro perché devo fare ancora qualche commissione e poi ci vediamo. Oggi mi sono fatta una pettinatura così alla buona perché c'è un po' caldo oggi, ci vediamo dopo. Vi faccio vedere come qui asciugano il riso, guardate un po', lo mettono proprio sull'asfalto e lo fanno asciugare ancora con la
doccia. Poi nel pomeriggio l'ora. Sono andata a prendere il pane che qui in panetteria è ancora con la tessera. Come potete vedere, qui segnano tutti i giorni, danno un panino a persona e questo è il panino, che è abbastanza bruttino, diciamo. E questo è il pane per tutto il giorno. Oggi mi hanno regalato delle guave, ve li faccio vedere. Questa qui è una guava bianca, è una è diversa dall'altra perché l'altra è proprio colore rosa. E devo dire che questa è più delicata, comunque buonissima, ve la faccio vedere subito. Qui potete vedere l'interno, completamente bianca. Questo qui è il centro con i semini, è pieno di semini qua dentro. Ha un gusto molto più delicato. Vedete, così, è già bella matura, pronta da mangiare. Un po' di cosa. Allora, questi sono i primi pomodori di stagione, che come vedete sono molto piccolini ancora. Però sono molto buoni e saporiti e sono quelli che ho trovato. Questo l'ho preso proprio dagli artigiani che lo fanno per il fornetto elettrico, perché qua si cucina quasi sempre con la corrente. Il mio era rotto e ne ho comprato uno. Ho comprato anche dei rossetti. Questi qui sono lo stesso colore, ma devo fare un regalo. Vedete, è un rosa, molto carino. E questi ne ho comprati due. Ho comprato anche questo smalto, che è proprio cubano. Vediamo se si vede, sì. È un marroncino con un po' di luccichini. Ho comprato anche questo, che è per la influenza, perché non so se sentite dalla voce, ma sto veramente male da 4 giorni che ho l'influenza. Ho preso questo. Qui si trova questa pasta. Che sono, ogni pacco sono 200 grammi. Ho comprato del tonno. Che sì, sapete, questa è la marca proprio della Simply, che costa meno, ma è l'unica che si trova qua. Questi sono pacchettini da 150 grammi di detersivo in polvere, ma questo è molto profumato, profuma di lime, di lime. Poi ho preso anche della carta igienica, che qua è così. Ho preso dei dolcetti che poi ve li aggiungerò al video di provando i dolci. Come potete vedere, qui ho preso dell'aglio. Qui l'aglio è molto piccolo, è così, molto piccolino. Poi ho preso delle banane, queste sono piccole, ma sono le migliori che ho trovato. E poi ho preso della cipolla rossa, non è di Tropea. Però cipolla rossa e ne ho preso un bel po'. E per questa piccola spesa è tutto. Sono qua con mio fratello, non so se riuscirò a rinquadrarlo. Stiamo andando in un ufficio di riparazioni perché devo sistemare un fornetto elettrico. E poi vi faccio vedere un po' il centro città. A dopo! Già finito di riparare il fornetto e adesso andiamo in centro a vedere cosa vi possiamo fare. $2 l'ora, quindi come potete vedere c'è tantissima gente seduta proprio prendendo la guava.
non potete vedere la celebrata di Cristoforo Colombo, perché proprio il nostro paesino si chiama Colón, quindi è Cristóbal Colón, e questo qui è tutta la piazza principale. Questa è una emisora di radio, che è proprio quella di Colón, che è Radio Gianura de Colón. Questo qui è un piccolo teatro che no, sembra verde, e là c'è un altro negozio. Qui possiamo vedere la Casa della Cultura, che è una costruzione coloniale proprio del 1900 qualcosa. E possiamo vedere l'hanno tirata a lucido, a nuovo, tutta pitturata. E qua possiamo vedere il Banco di Credito e Commercio, dove lavora il mio camarografo, mio fratello. E più in là c'è le poste, anche se non c'è neanche la insegna delle poste, però questo qui le poste. E adesso andiamo a vedere una ragazza che fa i 15 anni, che qua non c'è più. Parti da Roma. Ok, chiudi, andiamo a vedere. Qui potete vedere una ragazza che fa i 15 anni, che di solito si fa le foto, perché è l'età più bella della ragazza, e ci fanno le foto. Adesso se le fa lì proprio il ferrocarrile, proprio un tipo monumento che abbiamo qua nel parco. Sta facendo la foto, guardate che bello è l'abito. E di fronte ci passa anche il calesso, che è proprio il mezzo di trasporto che usiamo qua, quindi abbiamo tutto in uno. E in più adesso sta passando una macchina degli anni 40 e qualcosa, sono le mandorle, come si chiama, il tipo di macchina che usiamo qua. Il distributore di benzina, come potete vedere, c'è appena uno qua in centro, e lì in mezzo c'è il negozietto, dopo c'è un altro per il ferramenta, guardate qua, c'è un altro piccolo, guardate la fila che c'è, tantissima gente. Questo è uno degli hotel più centrali, proprio sulla strada principale, si chiama Santiago Habana. Come potete vedere, lo hanno tirato a nuovo, è lucido, quindi diciamo che è abbastanza decente. La pizzeria del centro è questa qui, come potete vedere, la pizzeria La Traviata, anche se non consiglio proprio la pizza, perché è proprio K.O. Per finire il vlog vi faccio vedere le ultime cose che ho comprato. Ho comprato ancora dei pomodori, sempre di prima stagione, molto belli maturi. Questo qui è sesamo, che qua lo vendono così sfuso. Guardate com'è, è anche un po' scuro da quello che vediamo là in Italia. Qui ho comprato due pacchi di gallette. Queste sono gallette di sale, che qua si mangia tantissimo. E questo qui è del pane con del pesce fritto, che qua il cubano lo mangia spesso e volentieri. Il pesce si chiama tilapia. E questo è tutto. E con questo finiamo il vlog di oggi. Ciao! Ciao! Y después nos vemos.